finito l'acqua. Ho finito l'acqua. E dove la butto sta bottiglia? Nella plastica o nell'umido? Questo contenitore nella plastica o nell'umido? Nella plastica o nell'umido? No, perché mi hanno detto di fare la differenza tra plastica, bioplastica, la plastica nella plastica, la bioplastica nell'umido. Io non ci capisco niente, cosa devo fare io? Aiutami, aiutami! Scusa Aska, non per disturbarti, ma quella bottiglia là va solo con la plastica. Tempo, guarda meglio, è bioplastica, mettila nell'umido, usa la logica. Insomma, sta bioplastica cos'è? Oh, vi spiego, la nuova frontiera per un miglior riciclo. Zero petrolio, quello ormai è già finito, che poi per decomporsi ci mette un millennio. Adoro la bioplastica, sembra fatta da Dio. Allora smaltiamola, perché Dio! Noi non siamo dottori normali, siamo i dottori della Terra. Siamo i dottori della Terra, ci occupiamo della salute del pianeta, anche voi, vero? Dicono che non possiamo entrare perché i pirati non fanno la raccolta differenziata. Differenziare vuol dire riciclare, e riciclare vuol dire avere meno accumulo di pattumiera per vivere meglio oggi e in futuro. Posso batterle un 5? Perché è avantissimo. Se con i rifiuti non c'è differenziata, mi spiace dirlo ma la terra è condannata. Se non ti rifiuti fai la differenza, riciclare bene, lo dice la scienza. Expo sta raggiungendo il 70% di raccolta differenziata. Siamo qua per invitarvi a contribuire anche voi. Buona visita a tutti, buona Expo e buona serata. Ciao. Noi dalla TV biodegradabile la dobbiamo salutare, perché dobbiamo andare a erudire un sacco di altre persone. La lasciamo qui insieme a tante altre persone. E non pensi che la coda non serva, ma serve a socializzare e a erudirsi per la differenziata. Grazie a tutti.